Grazie Presidente. La proposta di delibera che oggi andiamo a discutere, a sottoporre all'approvazione, all'attenzione dell'Assemblea Capitolina è una proposta che, al netto di chi l'ha firmata, Presidente, al netto di chi la approverà, è una proposta che resterà nella città, che noi con questa consiliatura di fatto andiamo a inserire all'interno del panorama giuridico e regolamentare di Roma Capitale un principio importante, che è quello per il quale devono essere i cittadini a poter scegliere come sviluppare la città e come effettivamente poter impiegare le risorse economiche della città. È stato un percorso interessante, lungo, di approfondimento che prende le mosse dalla riforma che è stata approvata all'interno di quest'Aula nel gennaio del 2018, una riforma che ha visto l'inserimento all'interno dello Statuto di Roma Capitale dell'articolo 8 bis. L'articolo 8 bis attuale dello Statuto prevede che Roma Capitale, al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento popolare e il maggior livello di democrazia diretta e di trasparenza, promuove la partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina nelle questioni riguardanti l'utilizzo e la destinazione delle risorse economiche dell'ente attraverso il bilancio partecipativo. Tante altre città hanno portato avanti questo strumento. Oramai è uno strumento che ha una vita quasi oltre decennale. Anche Roma ha avuto, e questo ne voglio dare atto, così come nelle precedenti amministrazioni è stato approvato il regolamento sulla partecipazione alla trasformazione urbana, la delibera 57 del 2006, che riguardava appunto una serie di temi legati ovviamente al nuovo piano regolatore generale. Oggi questo regolamento invece disciplina la modalità con cui i cittadini potranno partecipare nel ciclo di programmazione economica e soprattutto dà la possibilità quindi di andare in continuità con una serie di interventi che sono stati portati avanti nel corso degli anni, anche dai municipi. Va dato atto che anche nelle precedenti amministrazioni questo era un tema che è stato portato all'attenzione dei municipi come sperimentazione. Ecco, frutto di un'esperienza quindi decennale, frutto anche di quello che poi è il programma politico del Movimento 5 Stelle ed è un programma essenziale, un punto del programma essenziale, quello appunto di prevedere la partecipazione della cittadinanza su questi temi. Abbiamo iniziato un lavoro prima appunto con lo Statuto. L'anno scorso c'è stata una prima sperimentazione sul tema, diciamo, della partecipazione dei cittadini per l'inserimento di proposte all'interno appunto del piano triennale investimenti. E questa partecipazione era una partecipazione, ovviamente una sperimentazione all'interno di un territorio in quanto c'erano circa 17 milioni di euro destinati appunto ad interventi di trasformazione urbana, che venivano, scusate, da interventi di trasformazione urbana e che quindi siamo l'Aula appunto con un atto di indirizzo più con una delibera ha chiesto che venissero sottoposti all'approvazione, diciamo, della cittadinanza, o meglio alla consultazione della cittadinanza. Con questo strumento ha previsto una partecipazione sia fisica che digitale e all'interno di quell'esperienza abbiamo potuto, proprio perché la buona amministrazione dovrebbe prima valutare quindi una sperimentazione, verificare e monitorare se questo comportamento, se questo livello amministrativo può avere dei pro o dei contro e successivamente poi farlo divenire regola generale. Ed è proprio quello che è stato fatto. Dopo la sperimentazione, sono state convocate anche delle commissioni e voglio ringraziare anche sia i municipi che hanno partecipato a queste sedute, sia anche diversi esperti della materia che sono venuti anche da varie parti dell'Europa per poter fornire un po' la visione di come questo tema può essere attuato e applicato. Come ho detto, questo non è il regolamento a prima firma di un consigliere o di un altro, questo è il regolamento del bilancio partecipativo presentato in questa consiliatura e
e che potrà restare nella panorama di Roma Capitale. Il regolamento ha una sua disciplina, per così dire, essenziale, perché si rinvia poi a una delibera, a un atto, diciamo, di giunta, la sua attivazione, la sua attuazione. Quindi che cosa abbiamo previsto? Nel regolamento sono disciplinate un po' le fasi e le modalità di partecipazione, per poi rinviare ad una fase più attuativa e organizzativa con altri provvedimenti, quindi di competenza, diciamo, organizzativi e della giunta, l'avvio di questo percorso, un po' come era stato fatto anche l'anno scorso, dove c'era stata una delibera di giunta con delle linee guida e le linee guida venivano da un atto di indirizzo d'aula. In questo caso però noi abbiamo fornito con questo provvedimento una regolamentazione, un'infrastruttura tale da poter garantire uno svolgimento del processo partecipativo dall'inizio alla fine e anche al monitoraggio ovviamente dello stesso, che potesse in un certo senso avere una sua ragion d'essere. Illustrando brevemente, Presidente, questo regolamento, l'articolo 1 reca, diciamo, i principi e le finalità del bilancio partecipativo stesso, precisando che fa parte il bilancio partecipativo dell'indispensabile ed efficace assolvimento delle funzioni dell'ente. L'articolo 2, che riguarda la piattaforma digitale, su alcuni di questi articoli c'è stata anche delle discussioni all'interno delle commissioni, sia nella Commissione Roma Capitale che nella Commissione Bilancio, e voglio ringraziare per questo anche il Presidente Terranova, perché anche in quella sede, così come nella Commissione Roma Capitale, abbiamo avuto l'opportunità sia di illustrare, quindi in una prima seduta, la proposta, raccogliere anche un po' quelli che erano i punti di vista su questa proposta, le eventuali correzioni. Infatti abbiamo discusso, insomma, io stesso ho anticipato la presentazione di alcuni emendamenti, come avviene in democrazia, e successivamente poi c'è stata l'espressione, quindi, di parere in Commissione congiunta. Quindi un percorso, a mio avviso, assolutamente lineare, nel rispetto della norma, nel rispetto anche di tutte le altre forze politiche che compongono questa assemblea capitolina. E l'articolo 3, che ovviamente riguarda gli aventi diritto, insomma, alla partecipazione, i destinatari, che sono, insomma, la cittadinanza. L'ambito oggettivo, l'articolo 4, dove si possono prevedere, oltre agli ambiti tematici di competenza, ma anche agli ambiti territoriali, perché il bilancio partecipativo è un processo che deve anche rispondere ad un'esigenza, rispondere magari a determinate disuguaglianze all'interno del territorio. È evidente che un'esigenza di un territorio potrebbe essere diversa rispetto a un altro, quindi anche la modalità con cui si vanno a distribuire le risorse non può essere basata, diciamo, su dei paletti troppo rigidi, ma deve comunque poter avere un minimo di discrezionalità su questo. Le fasi del bilancio partecipativo, che ovviamente devono prevedere sia l'informazione, la presentazione delle proposte da parte della cittadinanza, che potrà avvenire con due modalità. La prima attraverso la piattaforma di Roma Capitale, quindi attraverso il nuovo portale di Roma Capitale, che con questa amministrazione, diciamo, è riuscita a vedere la luce, ovviamente partendo, insomma, anche dal passato. E in questo modo la cittadinanza potrà quindi presentare una proposta, vederla sostenuta e a un certo punto passare alla seconda fase, che è quella della valutazione tecnica della proposta. Un importante ruolo è stato assegnato ai municipi. I municipi, noi sappiamo che, per come è previsto dal testo unico degli enti locali, ma anche dalla disciplina in materia ovviamente di Roma Capitale, si tratta di organismi di partecipazione e di decentramento. E quindi, proprio in virtù del fatto che siano i titolari di poter, diciamo, anche loro raccogliere i fabbisogni fisici, i fabbisogni, diciamo, attraverso dei percorsi fisici in presenza, abbiamo previsto all'articolo 8 il coinvolgimento dei municipi al bilancio partecipativo di Roma Capitale. Saranno loro, insieme ai cittadini che online potranno presentare le proposte, in autonomia
ogni municipio ha dei suoi regolamenti, ha delle sue discipline, quindi abbiamo voluto anche tenere conto delle diversità e delle autonomie dei vari municipi, potranno quindi raccogliere anche loro queste proposte, che dovranno avere ovviamente delle strutture, delle caratteristiche che sono espresse, dei limiti ovviamente del numero anche delle proposte che sono espresse nell'articolo, nella disciplina del regolamento, e presentarle poi alla consultazione online finale. I municipi potranno presentare delle proposte di intervento coinvolgendo come meglio vorranno, insomma, la cittadinanza, singoli o associati, quindi anche con i comitati di quartiere, insomma tutti coloro che sono, diciamo, i portatori di interessi diffusi e collettivi sul territorio, oppure valutare una partecipazione, la possiamo definire disintermediata, con l'estrazione a sorte che era già stata con l'istituzione di focus group, oppure qualora nessuna delle due dovesse alternativamente trovare accoglimento, il municipio potrà, dopo la fase della consultazione online, la prima fase, potrà comunque dare dei bonus alle proposte presentate dai cittadini. Quindi ci sono tre modalità, lasceremo quindi al municipio stesso un po' la scelta di quello che è la sua modalità, proprio nel riconoscimento delle autonomie dei municipi e dei territori. Dopo la valutazione ovviamente tecnica e amministrativa, sono escluse ovviamente dal bilancio partecipativo tutte quelle proposte che ricadono nella 57 del 2006, quindi quelle proposte che riguardano la pianificazione urbana, proprio per vedere e per evitare e per far capire anche quali cominciano a essere i perimetri. Da una parte il regolamento per pianificare la città, per ridisegnare il ruolo della città, e dall'altra invece il regolamento per costruire il bilancio insieme ai cittadini. La fase della consultazione online finale prevede tre preferenze, nella quale i cittadini potranno, sulla base delle proposte ammesse, individuare, diciamo, dare il loro orientamento su quale potrebbero essere le proposte prioritarie da finanziare. Sulla base di questo potranno costruirsi delle graduatorie, sono diciamo una per ciascun municipio, in ogni municipio, ogni ambito, diciamo, territoriale avrà appunto queste proposte che ricadono all'interno di quel territorio. Si tratta, ovviamente, abbiamo previsto anche il supporto dei punti Roma Facile, oltre che diciamo della disciplina legata agli open data. Quindi da questo punto di vista il regolamento, lo voglio dire per essere estremamente onesto, questo è un regolamento, è il primo regolamento sul bilancio partecipativo. Se ci sono degli elementi, se ci sono delle questioni che potranno essere migliorate, lo potremmo vedere oggi, ma lo potremmo vedere anche dopo la sua prima attuazione. Potrebbe non avere tutte le risposte questo regolamento che necessita per la sua prima attuazione. Non è un caso che c'è una norma sul monitoraggio per garantire che da un anno a questa parte, dopo la prima sperimentazione, si possa verificare, si possa quindi valutare se questo regolamento funziona, se questo regolamento ha necessità di accorgimenti, di miglioramenti o di correzioni. Roma questo percorso collettivo non l'ha mai fatto. L'hanno fatto i singoli municipi, ma Roma non l'ha mai fatto. Quindi non credo che oggi nessuno di noi può avere, diciamo, la soluzione in tasca. Questa è una proposta. Io la sottopongo come consigliere del Movimento 5 Stelle, insieme ad altri miei colleghi, all'attenzione dell'Assemblea Capitolina, e la sottopongo anche disponibile, insomma, di ascoltare quelle che sono le osservazioni, le critiche, i contributi migliorativi che si vorranno comunque apportare, valutando poi, insomma, se possano o meno mettere anche in discussione, insomma, l'impianto della proposta. Questo è il primo regolamento del bilancio partecipativo, Presidente, e questo, insomma, credo di aver detto tutto. Poi abbiamo presentato degli emendamenti e degli ordini del giorno che potranno poi successivamente essere illustrati. Grazie.